Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao fanboy di Andrea. Andrea, il pupo mi è arrivato, scusate se parlo piano, lo sapete, mi è arrivato sinceramente qualche giorno fa, ma non ho avuto tempo di aprirlo e siccome volevo condividere questa gioia con voi, ho slittato qualche giorno. Apriamo il paccone misterioso proveniente dagli Stati Uniti. Allora, sono veramente emozionato perché è un pezzo che ha fatto storia. Considerate e considera Andrea che un pezzo è presente al Museo delle Scienze di Londra, quindi averlo è sinceramente un prestigio e un onore. Ora, fuori, il venditore è stato scrupoloso, d'altronde abbiamo a che fare con un prodotto che ha fatto la storia e ha dato inizio a un'evoluzione che poi continua ancora oggi. Lo apro con delicatezza. Ora, da collezionista, voglio dire che sono importanti anche le condizioni della scatola. Questa non è che sia proprio, diciamo, al 100%. Ha qualche acciacco qua, però comunque considerando che è stato presentato nel 1992, sono passati diversi anni, quindi le condizioni sono più che accettabili. Lo andiamo ad aprire. Come avete già capito, parliamo dell'IBM Simon, che è stato il primo smartphone, diciamo, della storia, quindi è riconosciuto da tutti come essere il primo smartphone della storia. Io non ne ho mai avuto uno per le mani, perché a quell'epoca comunque in Italia non arrivava e comunque era una cosa veramente per pochi. Allora lo voglio fare insieme a voi con molta delicatezza. Allora, questo è il contenuto della scatola, quindi si presenta così. Vi ricordo che questo è nuovo e non so se ce ne sia un altro in Italia, anzi, se c'è qualcuno in Italia, che qualcuno ce l'ha, che è fra tutti i fanboy di Andrea, che scrivesse, perché così mi fa piacere condividere e sapere che c'è un altro, diciamo, pazzo come me. Ok, lo vado a tirare fuori. Ed eccolo qua, è un bel mattoncino. Che sensazioni mi dà tenerlo in mano? Pesa. Innanzitutto pesa parecchio, però sapere che questo è stato il precursore di tutti gli smartphone che oggi sono nelle mani di chiunque è una grande emozione. E mi prenderò diversi giorni, anche perché sono purtroppo molto indaffarato, per provarlo e per testarlo e poi per fare una prova. Ci provo insieme a voi per capire cosa aveva questo telefono e credo che ci so possa, diciamo, nascondere delle cose molto interessanti. Vi dico quest'ultima cosa, poi concludo. Come vedete, sto cercando di essere il più veloce possibile. So che è stato annunciato il video sul Videotel, l'ho girato diversi giorni fa, anche 2 settimane fa, però non ho avuto modo di montarlo, però ci sono quasi. Quindi a giorni uscirà quel video lì. Abbiate pazienza, ma con le feste sono stato veramente incasinato e come Andrea sai, questa è una mia passione e non è un mio lavoro. Quindi io vi saluto, vi aspetto a breve per il video del Videotel che sinceramente mi piace molto, anche se un po' lunghetto, che vi devo dire, se volete andate avanti e arrivate direttamente a tre quarti dalla fine per vedere la prova del Videotel e le considerazioni. E con questo oggetto in mano vi saluto e vi dico che questo oggetto lo vedete qui, lo vedrete la prossima volta quando farò la videoprova e poi questo oggetto lo metterò, penso, in una cassetta di sicurezza in banca perché è un oggetto che ha un valore, un estremo valore storico e non vorrei, diciamo, rovinarlo, perderlo, lo voglio mettere al sicuro. Vi saluto, ciao.
Ciao a tutti, in questo momento è sera e fra poco andrò a casa e non so voi dove siete, comunque ovunque siate, io vi saluto. Ciao e grazie per i commenti.